Heather McPallister. Lo Sterpin non ha più avuto notizie da parte della donna, tempestandolo altresì di telefonate in svariati orari. A dire dell'uomo, lo stesso, nel corso di quella mattinata, era andato in via Verrocchio con la propria autovettura per vedere la situazione, non trovando la macchina del Visentin, senza però citofonare all'appartamento, ma bensì continuando ad andare in giro per cercare la donna, continuando a telefonarle. Poi noi due ci siamo salutati e io sono tornato a casa e ho raccontato tutto alla mia compagna. Che autovettura in uso Sterpin? Una Renault Clio di colore bianco. La mia compagna preoccupata aveva deciso di mandare un messaggio sul telefono di Liliana invitandola a venire a trovarci per bere un caffè. A questo messaggio aveva richiamato il Visentin dicendoci che la moglie non era ancora tornata a casa. L'uomo era preoccupato ed aveva aggiunto che la moglie aveva lasciato i telefoni in casa, aggiungendo che erano arrivati sugli apparati telefonici della donna delle chiamate e dei messaggi, a cui lui non aveva risposto. Io l'avevo invitato a mettere a suo quadro la casa, cercando di trovare un'indicazione che potesse giustificare questa improvvisa assenza, ma l'uomo mi aveva risposto che al momento non voleva toccare nulla. Ci siamo salutati e la sera siamo andati a casa sua per sapere se c'erano novità. Visentin ci aveva riferito che Liliana non era ancora tornata, invitandoci ad entrare ed a guardare con lui nelle stanze. Posso precisare che la casa era in ordine e che sembrava tutto normale. Aggiungo che il Visentin aveva aperto le ante dell'armadio di pertinenza della moglie e sia io che la mia compagna, in quel momento, abbiamo notato e commentato che mancava il giaccone nero invernale che la Resinovic usava in quel periodo e neppure ci era sembrato di vedere la borsa di colore chiaro. Non mi ricordo la tonalità precisa che Liliana era solita usare sempre in quel periodo. In ordine a quanto sopra, preciso che proprio ieri sera, su invito del Visentin, siamo tornati nuovamente nella loro casa. L'uomo ha aperto l'anta dell'armadio di sua pertinenza, del Visentin, ed abbiamo visto nonché commentato che il giaccone nero di Liliana si trovava là. Visentin aveva replicato dicendo che alle volte la moglie, non trovando posto nel suo spazio, metteva le cose nell'armadio lato pertinenza del marito. Nella stessa circostanza abbiamo visto la borsa di Liliana collocata nell'armadio di pertinenza della donna, con tutte le sue cose dentro, oggetti che il Visentin ci aveva fatto visionare invitandoci a controllare il contenuto della borsa. In questo frangente ho potuto notare la presenza di denaro contante, documenti vari, nonché bancomat dell'Unicredit ed altri oggetti vari. Il Visentin aveva precisato che la borsa era stata rinvenuta dalla polizia nel corso di un sopralluogo precedente e che lui non aveva idea che la borsa si trovasse là. Questo fino al ritrovamento della borsa da parte della polizia. Sempre ieri sera l'uomo mi aveva precisato che quello che non era stato trovato erano le chiavi dell'abitazione, precisando altresì che rientrando a casa martedì 14 la porta di casa era chiusa regolarmente a chiave. Liliana ha mai manifestato intenti suicidi? No. Posso aggiungere che un mese fa, quando si era manifestata l'idea di comunicare al marito la nostra storia, Liliana mi aveva detto che la sola possibilità era quella di sparire senza precisare nulla di più.